Sicuramente la TV è uno degli elettrodomestici molto utilizzati nelle case. Un qualcosa che adesso non può assolutamente mancare. Non tutti sanno che vi è una distinzione elettrodomestici bianchi e neri. Quelli bianchi sono gli elettrodomestici di grandi dimensioni come frigo, la lavastoviglie, il condizionatore, etc. Quelli neri invece sono utilizzati per la riproduzione di suoni, immagini come TV, stereo, computer e altri simili. TV, cambiala con questi bonus, non spenderai niente, Pixabay.com. Vi spieghiamo come è possibile comprare una nuova TV grazie ai vari bonus dell'anno 2022 che hanno sicuramente agevolato molte famiglie nell'acquisto del televisore. Ma cerchiamo soprattutto di capire quali sono questi bonus. I vari bonus: il bonus TV decoder è utile per chi compra un nuovo apparecchio compatibile con lo standard di trasmissione DVB-T2. Il suo importo è pari a 30 euro e spetta una sola volta e per un solo apparecchio al nucleo familiare che hanno un ISEE fino a 20.000 euro. Ma nella categoria rientrano anche quei cittadini di almeno 75 anni che sono esentati dal canone TV. Il bonus rottamazione TV serve a chi rottama un modello comperato prima del 22 dicembre 2018. Il suo importo arriva fino a 100 euro. Viene concesso ai cittadini che pagano il canone TV. A questa categoria si aggiunge anche coloro che hanno età pari almeno a 75 anni esentati dal canone. Vi è anche consegna gratuita e a domicilio del decoder di ultima generazione a chi ha età di 70 anni, ma con un reddito pensione di non oltre 20.000 euro. Bonus TV, è ancora attivo il contributo per cambiare televisore https://2.barra/t/co/87mzb2unupic.twitter.com/7z0jitsox, il salvagente chiocciola il salvagente it, October 12, 2022 Attenzione al caso del negozio che svende tutto per liquidazione oppure perché sta rinnovando. Ma anche il Black Friday, il Red Friday Media World, l'Amazon Prime Day, i giorni senza IVA, che sono tutte occasioni per fare davvero degli affari. Prestare attenzione anche a dei mesi dell'anno come il primo autunno in preparazione della fine dell'anno. Altro periodo è gennaio-febbraio, prima del lancio dei modelli che arriveranno all'inizio del nuovo anno. Sono tutte occasioni molto convenienti dato che i punti vendita hanno necessità di creare spazio nei loro locali e accogliere la nuova merce. Questo stimola i negozianti ad applicare degli sconti molto convenienti. Quindi occhi ben aperti nelle prossime settimane dell'anno.